siamo insieme a Massimo Martini, come sapete è un cittadino deputato, vicepresidente della quarta commissione alla difesa, Buonasera. giusto? Massimo, è ovvio che noi ti abbiamo chiamato, tu sai benissimo per quale motivo. Diciamo, la prima cosa che noi dobbiamo chiarire Dirimere. è questo fatto appunto della famosa telefonata che Formigli, purtroppo Ha interpretato. nel bene o nel male, Sì. con un complotto, perché come tu sai la gente si è divisa in complottisti e non complottisti, è successo quella sera. Allora, io ti dico questo. Primo, io a 11 anni ho scelto profondamente di andare a scuola a Rignano alle medie e di trovare un compagno di classe che era Matteo Renzi, perché dopo 28 anni io sarei stato parlamentare e lui presidente del Consiglio. E con questa, Quindi già stavate certo, tramando questa c'era cosa. una cosa che tramava. Ok. Ok. Parliamocene sinceramente. Quella telefonata che mi ha fatto poi arrabbiare a Piazza Pulita non è stata quella, era quella con Villa Rosa che è una persona che io rispetto e quella mancanza di rispetto verso quella persona Ecco, fatta diciamo di anche chi è Villa Rosa, perché Villa magari. Rosa è il presidente del gruppo parlamentare, mio collega in Certo. Parlamento, Alessio Villa Rosa. La telefonata di Renzi era derubricabile a una risata, perché è una persona che te conosci e io che tendenzialmente ho, per chi mi conosce, un lessico molto, diciamo così, del volgo, non c'è stato niente di strano in quella cosa che è stato un Massimo, mi dispiace per quello che è accaduto, Massimo, come ha detto, fatto 9, ma come è andato a finire? Gli ho fatto, guarda, si sono fatti del Sì, ma male da ok, soli in questi termini, se la però frusta scusami un fosse, attimo, ti dimmi, interrompo subito. Alla gente non è, diciamo, che interessa la prima parte del telefono, alla gente interessa un punto solo, il dimmi. momento in cui tu hai detto sono microfonato Sì, sono e ti ho microfonato, detto ma quindi non sai vorrei. perché? Perché quando avete sentito la telefonata io ero fuori dalla macchina e me l'hanno fatto notare i colleghi, io non ci avevo fatto nemmeno caso di essere microfonato, ho detto guarda, sono microfonato, zittiamoci perché non ha senso e soprattutto non penso sia nemmeno corretto e poi ti dico, e questo spero sia comprensibile per tutti, io quella sera, quella mattina, venivo fuori da quello che per me è stato uno dei più grossi lutti che ho avuto, perché io era 3 anni che ero nel Movimento 5 Stelle e che per me era un modo di vivere, cioè quei principi, quei valori, come dire, quello spirito che mi ha portato in Parlamento, averlo visto distrutto in una serata, la sera con cui sono stato con Beppe, era destabilizzante perché tutti mi hanno detto potevi fare in questa maniera, potevi fare in quest'altra, anche andare a Piazza Pulita, hai sbagliato, hai fatto bene, tutti mi hanno detto, giustamente. Ma io chiedo a tutti quelli che stanno guardando questo video, come si sarebbero sentiti se il giorno prima ti hanno accusato di essere un ladro ed era una cosa falsa e penso sia abbastanza sotto le luci di Vabbè, ma tutti. scusami, questo tu lo puoi dimostrare, no? Ma Cioè, l'hai i dimostrato, i documenti ci documenti ci sono, sono, quei quindi da 7.000 questo punto di euro. vista non penso che qualcuno ti possa attaccare. Ma infatti, ma il ragionamento sui 7.000 euro, posto che è antidemocratico il fatto di dire lui ha colpa, è una merda, scusami il termine, Certo. e da quello poi dopo tenti di fare questa cosa. Ma le parole mi hanno dato ovviamente il riscontro al fatto che fosse un pretesto, è che mentre parlavo con Beppe, Beppe mi ha detto, sei dovuto fare in quella maniera, senza un passaggio assembleare, perché altrimenti non c'era verso di buttarti fuori. Perché ti volevano buttare fuori? Allora, Beppe mi ha detto, come mi disse peraltro anche altri due senatori, che avevo lavorato troppo, troppo sul territorio. E questo lo spunto mi fa incazzare la Cioè, gente. scusami, Aspetta, non capisco. sì, il ragionamento ti faccio io è questo. Allora, la settimana prima io avevo riunito, dopo che da agosto lavoravo con i comitati della Piana per il discorso dell'aeroporto, La piana qui a Piana Firenze, Firenze, parliamo sempre. esattamente, la piana dei campi di Sesto Fiorentino, Ok. eccetera, dove c'è in previsione di ristrutturare, di cambiare l'orientamento della pista dell'aeroporto con annesso spostamento terre, eccetera, eccetera. Ok. Terre che sono della ex Fondiaria, Unipol Fonsai, insomma, c'è un giro di almeno 400 milioni di euro tra lavori e acquisto di terreni, eccetera. Dove, e faccio il cappello e concludo, il presidente di ADF Carrai è stretto amico di Di Renzi, Renzi, strettissimo amico di Renzi, e certo. quindi il ragionamento che mi Beh, viene non a da caso. fare è il lavoro che stavo facendo in tutti i termini era mirato a fermare quella cosa e per i contatti avuti con i comitati, grazie al loro lavoro di ricerca e grazie anche a
la possibilità che come parlamentare ho di poter contattare, certo, anche un minimo di autorevolezza, mi sono creato nel 2 anni che sono stato in Parlamento, anche certe situazioni, soprattutto nella parte di difesa, ci ha dato degli argomenti e effettivamente hanno fatto qualcosa, perché gli spunti hanno fatto qualcosa al punto di dire, vabbè, che io non sono più dentro il Movimento 5 Stelle. E la settimana prima... Quindi tu pensi, scusa... No, non lo voglio pensare, però ragionandoci... Cioè, nel senso, tu pensi che tutto questo fatto che loro ti hanno buttato fuori è legato al fatto che tu ti stai impicciando, diciamo questo termine... Non lo voglio mettere... Impicciando con quel problema della mia... Però io non ho detto questo, l'ho detto te, però io ti dico un'altra volta. È la tempistica che è strana. È la tempistica, è strana, perché la settimana prima... Vabbè, la tempistica è strana, noi l'abbiamo rilevata anche nella telefonata che ti è arrivata. Anche cioè, a questo punto. Quindi a questo punto cos'è? Andiamo sul complotto? No, non sto dicendo questo, però io porto degli argomenti in cui fa poco la gente che ha voglia di riflettere, ci può riflettere. Ti spiego, la settimana prima io ho fatto una riunione al comune, insomma, nei gruppi del Movimento 5 Stelle su a Firenze, certo, con tutti i consiglieri, e il lavoro fatto sul territorio da gente come me sul territorio aveva fatto sì che da Pistoia a Firenze mancasse un consiglio comunale, basta, è quello di Montale. Mm-hmm. Quindi qua Rafa non è ancora andata a lezione, quindi non c'era verso avere, certo, un consigliere, ma da Pistoia, Agliana, Montemurlo, Prato, Sesto, Campi, Scandicci, Signa, La Strassigna, Calenzano, quindi diciamo tutto un aggregato di comuni. C'avevo una possibilità politica, certo, di poter fare, Prato compreso, tutta una serie di azioni mirate. Prato, Piffoni, amicone di Renzi, ha detto durante la campagna elettorale ai comitati: non ci sto con l'aeroporto, e ora non sta facendo ricorso al TAR. Avere tutta una serie di documentazioni pronte per fermare quello che sono 400 milioni di euro e tutta la possibilità di indotto può dar noia, non so se dar noia, ma potrebbe dar noia. È un ragionamento che faccio, io non ti dico che quindi sono un santo. Quindi scusami, la persona, se ho ben capito, la persona che gira intorno a questo, diciamo, a tutta questa fase è Carrai. In prima. Beh, Carrai in questa fase ha un potere, sappiamo, un potere non indifferente, sì, sulla parte di gestisce ADF, anche la redazione del master plan, tutta la parte di costruzione di quel tipo di percorso. Ecco, ricordiamo un attimo che Carrai è l'amico di Renzi ed era quello che pagava la casa in via degli Alfani. Beh, quello è una nota di colore, cioè, ma per il quale tra l'altro sta insistendo Maiorano, certo, nei tuoi confronti, esatto, per portare fuori questa storia insieme a quella di Nardella, che guarda caso, abitando nella stessa casa, l'ha mollata nel momento in cui è iniziata la denuncia. Esatto, c'è una serie di spunti che, okay, però per quanto riguarda la mia attività politica, io a Maiorano dissi: questa cosa finisce a febbraio con lui. Ho, certo, testimoni davanti, gli dissi: ma io c'ho una data ben precisa, 16 dicembre tu presenterai qualcosa, ci vuoi dire cosa devi presentare? Il 16 dicembre sono, io non so chi ha detto il 16 dicembre a qualcuno, però io ti dico la mia, il ragionamento, cioè, è so comunque che dicembre, ci sto lavorando, perché disse a Maiorano quando ci siamo incontrati che questo lavoro sulla parte è un lavoro che dovrebbe arrivare verso febbraio. Mm-hmm. Perché? Perché c'è da crearsi la documentazione. Mm. Sull'aeroporto, e ribadisco sull'aeroporto, te hai dei documenti che diventano inconfutabili. Io non ti sto dicendo che io sono bravo, cattivo o cosa, certo, io ti sto dicendo, anche a quelli che stanno guardando questo video, ragionateci, questo è quello che ho sempre pensato fosse la rivoluzione culturale da fare, cioè doverci ragionare sulle cose. Se te porti degli argomenti di spunto, poi io posso essere un bischero e probabilmente la gente lo pensa per quello che ho fatto, oppure una persona che ha un valore, ma non sono io a dire sono bravo, deve essere i risultati che faccio che portano a dire sei bravo o non sei bravo. Sì, però se ti incanalano in un verso, cioè sì, nel senso, se ti addossa, esatto, sì, è questo che ti volevo dire, l'ho fatto dire a te, cioè nel senso, se ti mettono in mezzo con una telefonata e tentano quindi già di distruggerti soltanto con quel... Guarda, sono microfonato che certamente nella vita molto semplicemente succedono delle cose, uno si deve prendere responsabilità delle cose giuste e delle cose non giuste, certo, che fa. Nella vita ci sono percorsi facili e percorsi giusti. Mm-hmm. E più spesso i percorsi giusti sono quelli che sono i più difficili. E ti faccio un esempio sul discorso della rendicontazione. Io era un percorso che avevo iniziato da marzo, in cui chiedevo spiegazioni su come funzionava quel software di rendicontazione, perché ho delle prove provate per cui c'è degli errori. Allora, la domanda che faccio io è: ma te, se c'è la volontà politica di fare un qualcosa di serio, e visto c'era la volontà la settimana prima, il mercoledì c'era una congiunta tra Camera e Senato in cui si doveva chiarire tutte queste cose, il capogruppo Cecconi mi aveva detto, il giorno stesso che hanno messo me in votazione, ho detto non ne sapevo niente, bisognava risolvere questa cosa fra di noi, perché non volevo fare questo tipo di spaccatura. Cioè, capito?
è un po' strano come cosa. Poi uno può credere a tutto e può non credere a me, perché per carità di Dio, sai quante persone possono dire l'Artini è un bischero e sta dicendo cose false? Vabbè, ma dovrebbe essere semplicemente che presenti le cose, sono i documenti, erano da messi lì sopra. Il problema è che se te invogli la gente scrivendo ha rubato i soldi ai disoccupati, certo. Vabbè, questa è una cosa, è il rapporto tra voi e i media. Tu sai che i media... No, quello l'ha scritto parte... Casaleggio, non l'ho scritto io. Ah, l'ha scritto Casaleggio, è ancora peggio. Insomma, se scrive una cosa del genere, cioè praticamente sta scrivendo del falso, almeno in base a quello che ci sto dicendo. Su questo sto agendo per tutelare un po'... Te capisci, anche la mattina dopo, che peraltro è nata per una cortesia, perché questi giornalisti di Piazza Pulita, io li ho incontrati la sera uscendo da casa di Peppe, e loro mi dissero, ma ci si vede domattina? E dice, sì, guarda, non c'è problemi, anche perché io ero veramente frastornato, è come veramente se mi avesse ucciso un parente, una persona cara. Mm-hmm. E quindi l'ingenuità... Però tu sai che potevi fare uno scoop pazzesco. Posso immaginare... Cioè, no, ma nel senso, se te non avessi detto a Renzi che eri microfonato... Cioè, Renzi lo conosciamo bene, cos'è un pavone. No. Cioè, quindi probabilmente avrebbe fatto la sua ruota. Guarda, e chissà cosa ti avrebbe detto. Io ti dico questo, perché probabilmente me... il Movimento 5 Stelle, no, questo è un movimento... Cosa, per i cittadini, interessi i cittadini, far uscire fuori qualcosa sul Renzi. Io ho sempre detto una visto cosa, che tutto è bloccato, tutto è segretato nei cassetti dei palazzi della giustizia. Non mi è proprio passato nemmeno per la telecamera del cervello, ma per un motivo. A parte perché sono un essere umano, a volte gli esseri umani sbagliano. Sì, vabbè, questo lo concediamo. No, ma nel senso che molti mi hanno detto: tu avessi fatto un ragionamento più politico, tu avresti fatto un lavoro diverso. Ho fatto sì, ma purtroppo io in quella situazione sono rimasto quella persona che era 2 anni fa. Bene, male, sarò migliorato in altro, certo. Però si sbaglia. Quello che ho detto sempre ai colleghi, anche del 5 Stelle in Parlamento, è che non sottovalutate, non pensate sia un bischero il Renzi, perché non lo è. Insomma, uno che ma tu l'hai saputo la storia, scusami, ti faccio un piccolo cosa. L'hai saputo della storia della Torre del Norfo? Quale? Vedi? Non la sai, ti devi informare. La Repubblica, che non è certamente, insomma, è un giornale che va su Renzi, in pratica ha mandato un filmato tempo fa, col quale tra l'altro la UNL DAC l'ha fatto, che Renzi praticamente voleva mettere un Casio a posto dell'orologio del 600, perché secondo lui l'orologio del 600 la lancetta non ce l'aveva perché era rotto, e nessuno si azzardava a dirgli qualcosa, e nonostante poi l'assessore alla cultura gli ha detto guarda che quello lì è un orologio del 600 e quindi è previsto con una lancetta sola, lui continuava e si è fermato un attimo e poi continuava a dire però che voleva l'orologio il Casio. Dice perché i turisti che vengono devono vedere che ore sono. Cioè, questa, quindi la persona che dice... Questo è un discorso di visione. Beh, però, io ti dico che non arrivi in certi posti se proprio l'ultimo ripreso alla piena, ma è una valutazione... No, però, però arrivi in certi posti se qualcuno individua in te una persona molto molto manovrabile, perché magari tu c'hai in testa di diventare il re, per esempio, esatto, no? Esatto, okay. C'hai l'ambizione. C'hai l'ambizione, esatto, quella parte non ti manca. Non è un elogio, ti sto dicendo che non arrivi lì se non c'hai un minimo di capacità. Certo. Ma che non è un elogio, è il fatto di dire... Lui, guarda, tu vedi la costruzione che lui sta facendo, lui sta portando tutta la corte di Firenze a Roma, ma si vede. È agganciato con tutti. Praticamente non uso il termine comprare perché mi sembra che Berlusconi, perché aveva fatto scouting, cioè, in una maniera assoluta, già era andato su tutti i giornali. Ecco, ragione su una cosa. Però tu mi devi spiegare anche una cosa: come mai i media, nessun media, nessun giornalista si permette di dire nulla su Renzi, e lo presentano tutti come il messia che libererà l'Italia e il popolo italiano? Vuoi sapere questo? Io ho fatto vari ragionamenti, essendo della zona, con alcuni giornalisti, anche dei più retti, diciamo così, e molti mi hanno detto alla fine della fiera non c'è mai niente di così effettivamente concreto da poter uscire, cioè non c'è niente che mi possa permettere di dire quella cosa è in... hanno detto che pur ragionando sul fatto che è strano che questa persona sia in questa situazione,